desiderio del per se lo conosco, professor Persegani. Prova a dire, ciao Anto, prova a dire. È ballare. Ma dai! Ecco, lui il suo desiderio è ballare, sì, vedi? Io ci ho un po' perso le speranze, però magari non, ma almeno ballerino per una notte. Almeno per una notte dovresti andare da Milly. Milly, insomma, voglio dire, vedi, dopo tanto. Dopo tanto che insiste. Dai, che vieni insiste con me a ballare. Io guarda, veramente. Tanto cantare sono incantato, ti manca ballare. Sì, però mentre sul canto io sono una spudoratezza, cioè mi butto. Anche io a ballare. No, io faccio un po' fatica. Ma dai, ci alleniamo. Mi vergogno. Ma ti insegno i passi. Mi vergogno. Facciamo un salsone di questo. Un salsone. È meglio che facciamo un biscottone. Facciamo un biscottone, ecco, che è meglio, va bene. Una torta biscottone. Intanto saluto, oltre al Gran Cavaliere, Gian Piero Fava, attenzione che sei vicino al Gran Cavaliere. Sì, no, infatti sono molto attento. La dottoressa Evelina Flacchi, il mio Alfio e Fulvio Marino, quindi ci siamo tutti. Biscottone con due T. Biscottone, tre. Biscottone, tre, due T. Così almeno. Due T. Ah, signor. Allora. Anche soprattutto va con 4 T. No, perché ormai soprattutto vero, lo scrivono tutti con 3 T. No, 4. 4. Sempre 4. Tu leggi, quando io leggo le cose così dico, ma manca una T. Allora. Allora, mettiamo, dai, allora, facciamo una pasta genovese. No. La genoise. La genoise. Com'è la pasta genovese? È un pan di Spagna alla quale viene aggiunto, con delle dosi diverse, viene aggiunto il burro fuso. Quindi al pan di Spagna. Certo che a Genova che hanno inventato un sacco di cose. Ah, ma troppe, troppe. No, non è che hanno inventato. Abbiamo inventato la cucina. No. Sì. Adesso. Allora, guarda, per fortuna lo studio è grande, così quella che ha appena detto gira. Perché? Abbiamo visto un'inquadratura degli ingredienti, esatto, in generale, quindi ho visto che ci vuole il cioccolato, uova, lo zucchero, la farina, la fecola, la vaniglia per fare l'impasto e il burro per fare l'impasto della genoise. Poi abbiamo il ripieno, che è mascarpone panna e la spalmabile alla nocciola, il latte, la vaniglia e lo zucchero a velo per bagnare poi i due genoise. Qua io ho già messo le uova a scaldare, scusami, a montare, perché prima di montarle, vedi che le ho messe a bagnomaria con la vaniglia e con lo zucchero, vanno mescolate fin tanto che lo zucchero non si scioglie a bagnomaria. Quindi quello lì è il fuoco, procedimento prima della, sì, planetaria. Esatto. Allora, prima fate così, mettete le uova con lo zucchero e la vaniglia. E la vaniglia. E si montano a bagnomaria finché non devono scaldarsi. A bagnomaria molto basso, è tiepido, okay, quindi l'acqua sui 50 gradi. Da lì come arriviamo alla planetaria? Si deve sciogliere lo zucchero. Quando lo zucchero si è sciolto, andiamo qua, montiamo e questo è il risultato. No, ok, Gimafio. E questo è solo quello lì montato? Montato. Basta. Senza niente. Quindi dobbiamo uova, aggiungere zucchero e vaniglia. Adesso dobbiamo aggiungere resto, le farine. Esatto. Ah, vedi. Adesso cosa facciamo? Prendiamo la carta, ci setacciamo la farina e la fecola. Giusto. E la mettiamo dentro nella nostra planetaria. Esattamente. Insieme al burro. Quindi farina, farina, fecola. Fecola. Non c'è lievito. Uh-huh. Mm. Non c'è lievito in sta torta. No, perché nella genoise, come nel pan di Spagna, il lievito non ci non va. C'è, giusto. Quindi prendiamo questo. Ma che differenza c'è tra la genoise e il pan di Spagna? Che c'è il burro. Ah, ecco. Nel pan di Spagna non c'è nessun tipo di grasso. Sorellina, questo è come il minestrone, fanno tutte ricette. Il minestrone, ci aggiungo un cucchiaio di pesto, il minestrone è genovese. Fanno così, allora, loro. Il burro, guardate, fuso il burro, ma non caldo, mi raccomando. Fuso ma non caldo. Entra nella pasta genovese, diamo due giri. Che bello sentire queste cose. E con questa dose verranno due tortiere. Quindi, come avete visto, gli diamo ma due un tortiere obbligatorie perché una va sopra l'altra o due? Perché tortiere? Brava, perché servono due dischi, perché dobbiamo chiudere poi l'impasto. Quindi questa non è che dici vengono due tortiere, quindi noi facciamo due. No, no, due perché servono due dischi. La torta biscottone è questa roba qui. Se no che biscottone sarebbe? Giusto. Astuta, sei Anto. Allora, cos'è che tiro sta via, facendo? Tiro via un po' di roba qua davanti. Allora, prendiamo. Io non posso perché ce lo fai. Dai, smettila di mescolare quello lì, metti via la planetaria. No, che mi serve. No, ti serve. Non fargli prendere iniziative, che dopo fa dei casini, che a metà basta. Allora, questo impasto lo divido per due. Lo dividiamo per due. Ok. Uno. Qua. Mi fa ridere che lui e uno, tu cucina tutto quello che vuol mangiare. Sì, infatti. Infatti. Come hai passato il weekend? La mia è una missione. Come hai passato il weekend? Torta al biscottone. No, 100 la domanda di farina, è con chi? 300 grammi di zucchero. Allora, settimana prossima. No.
Settimana prossima viene, promesso, la mamma di Alfio con la signora Rosa. Che bello! In forno, queste qua, 180 gradi, 25 minuti. Diamo il gol e poi vediamo come vengono le torte. Sì, è ora. Sì, gol, gol. Allora, abbiamo messo la nostra torta biscottone, vedete, il nostro pan di Spagna alla genovese, perché abbiamo pasta aggiunto genovese, il burro, esatto. Pasta genovese, e vengono questi due dischi. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo semplicemente togliere questa pellicina qua, perché dobbiamo bagnare l'interno con un po' di latte, vaniglia e zucchero a velo. Quindi questa pellicina... parte qua, non buttatela via, perché con questa vengono delle fiamme spettacolari, che sono quelle che si fanno recuperando appunto la parte secca dei dolci. Ma come la butti via? La mangia Alfio? No, no, porto via. Vieni qua che mi serve anche questa, sta buona. Te la tengo io. Te la tengo io che mi preoccupa. Esatto. Poi... anche questa, Anche quella, intanto tutte due. Intanto io bagnerò questa, facciamo montare mascarpone e panna insieme. Ok. Senza zuccherare niente, perché è già abbastanza zuccherato, poi tutto il resto del ripieno. Questa, se non avete Alfio che vi gira per casa, la fate seccare, poi la frullate... e la mescolate insieme al burro, allo zucchero, al rum, e fate quelle fiamme che abbiamo già fatto le altre volte. Ciao. Allora, prendiamo intanto la panna, il mascarpone, panna. E intanto che lui va, io bagno poi le torte. Ok. Allora, questo. Panna qua. E mascarpone. Esatto. Poi andremo ad aggiungere anche la spalmabile alla nocciola. Ok, certo. Quindi questo qua, e facciamo andare tutto insieme. Così. Questo deve essere di un godurioso sto biscottone. Questa, sta fermo che mi serve tutto, sta buono con quelle zampe lì. Allora, Madonna, ma adesso gli è venuta la maniera, l'esaurite, no? Di mettere a posto tutto. Allora, un goccio di estratto di vaniglia. Estratto di vaniglia, zucchero nel latte. Diamo una mescolata col pennello e bagniamo le due torte. Quindi i due biscotti. Genovesi. Tanto qua va. Qua, esatto. Il nostro mascarpone con la panna va e noi bagniamo latte, vaniglia e zucchero. E zucchero, vedi? Poco versiamole zucchero, così. Sì. Bagnatele bene, mi raccomando. Tutte e due. Tutte e due le parti. Così. Le. Potete anche usare qualcosa di alcolico. Io preferisco di no in questo caso. Però se volete fare una bagna alcolica... potete farla anche con un liquore alla nocciola, piuttosto che qualcosa che ricordi. Vabbè, ma così la mangiamo tutti, il esatto. biscottone. Il biscottone sì, così è per tutti proprio, senza esatto. nessun problema. E poi ci mettiamo la spalmabile al cioccolato. Quando la panna e il mascarpone sono ben montati insieme, andiamo ad aggiungere anche la spalmabile. Quindi è quella in questo caso... interessante. Questo è un dolce che piace a tutti, veramente. Guarda, l'Evelina, che non è mai arrivata prima, stamattina si vede che ha visto insomma cosa c'era da preparare... era già in cucina. Ecco, e l'ha assaggiata? Ne ha già mangiate due. Sì. No. Due non ci credo. Due no, però ma è guarda da... che l'Evelina, no. L'unica cosa su cui pecca volentieri è il dolce. È il dolce, infatti la dottoressa è sensibile ai dolci. Esatto, invece io meno, però lei invece per i dolci sì. potrebbe peccare. Ce l'ho da stamattina di fianco così. Fai vedere com'è finita. E allora è giusto che lei assaggi. A me piace senza la crema, mi piace il biscottone. No, te ti piace con la crema, raccontala giusta, va là, per dice piacere. Così per lavarsi la coscienza. Dai, non venirci a far credere che la luna è una formaggia, Evelina, su. È vero. Ma vale la pena, no, diciamo. Deve valerne la pena, assolutamente. Poi ne mangi una pochina, è ovvio, non è che uno se la mangia tutta intera questa torta. Allora... adesso puoi portarvi la planetaria, grazie. Ah, non questa. No, quella lì la lasci. Guarda, tenta sempre serve. Di rubare il cioccolato, io non lo so. Sac à poche. Eccolo qua. Sac à poche per chi ha dimestichezza, sì. Ma insomma è più facile. Ma no, ma è facile riempire, è più facile insomma. Questa è buona, Anto, se vuoi anche dove è andato quello là? Non so, l'ha portata fuori, non lo so, nel cortile. No, l'ha lasciata dietro. No, non lo so dove va. Allora. Guarda che è una roba assurda. Ogni tanto sparisce, non sa cosa fa, vabbè. Vabbè. Allora, riempiamo l'interno. Sì. Quindi un bel taglio nel sac à poche. Non state lì a fare, mi raccomando, i farmacisti, State un attimino indietro dal bordo. Okay. Perché poi quando andremo a sovrapporre l'altro disco... un po' di crema uscirà. Solo su uno? Solo su uno. Prendiamo questo, stacchiamo la carta forno che abbiamo usato per
foderare. La spatasciamo, la capovolgiamo così. Così. Quando abbiamo fatto questa operazione qua, adesso la spalmiamo tutta di cioccolato. Brava, no? La mettiamo qua sopra. È già così, è già pronta. È già pronta per essere messa. In frigo la mettiamo. In frigo, esatto. Quindi andiamo a mettere il cioccolato sopra, ma anche tutto attorno. Certo, no, vabbè, ma guarda che roba. Io qua non mangio il primo, non mangio il pane. Sto mangi leggera questa. E mi mangio la torta. Hai ragione, vedi l'Evelina così. L'Evelina ne sa una più del diavolo. Poi abbiamo capito, pochi ormai per star bene abbiamo capito quali sono le linee alimentari. Una pochi cosa o l'altra. Ma infatti questa è una torta, insomma, è ovvio che è bella calorica. Però se bisogna sentire tutti, allora, low carb, quindi niente zuccheri, niente pasta, niente cosa. Mm. Poche proteine, dovresti vivere a legumi, a verdura... No. E basta. Guarda, certe volte avremo dei danni comunque, perché poi ti mancano dei nutrienti importantissimi. No, ma non certo, bisogna esagerare. Poco di tutto, poco di tutto. Esatto, perché certe volte una fetta di torta fa meglio alla testa che neanche al fisico. Certo, rinunci a qualche altra cosa. Allora, andiamo a mettere tutta la granella attorno, ovviamente si fa velocemente così, la vado a prendere già pronta e la finisco perché questa va in frigo. Ecco qua. Allora, diventa poi così, quella la finisco dopo, Anto. Cioè la crema è buonissima. Ti è piaciuta? No, ma guardate che bella! Bellissima. Ma poi questa anche facciamo? Come torta pasquale, che adesso abbiamo tanto cioccolato. E potrebbe essere esattamente così. Hai capito, ma cosa fai ancora adesso? Prendiamo del cioccolato bianco, anche perché magari con le uova di Pasqua che ti avanzano non sai mai cosa fare. No? Quindi del cioccolato bianco. E del cioccolato fondente. Tieni qua un attimo, Anto, che così tanto me lo chiudi te. Sì, te lo chiudo io, tanto non è... Brava, così, e poi facciamo un buchino piccolo, piccolo, piccolo con la forbice. E prendiamo anche il fondente. Quindi sempre così, voilà. Ne serve non tantissimo, un po' proprio per decorare. Cioè già è bella così, eh. Hai fatto il buchino piccolino? Sì, l'ho fatto piccolino. Allora, ci facciamo colare, guarda. E facciamo questa rete qua di cioccolato. No. E buon appetito! E buon appetito con la torta biscottone di Daniele Persegani! Voilà. Bravo prof! Ci stupisce Grazie. Sempre! Ci stupisce sempre! Mm.